c'è un altro problema che è quello dell'information overload, cioè noi siamo completamente sommersi di informazioni e siamo passati da una intelligenza, comunque una cultura basata sul libro, che aveva il suo indice, l'autorità dell'autore, Umberto Eco, no? Quindi io leggo una cosa e quella ha un mondo su internet in cui noi ci perdiamo. Lui è musica elettronica, se uno va a capire, a cercare di capire che cos'è la musica elettronica su internet, si perde. Dovrebbe avere il libro Feltrinelli Einaudi, la musica elettronica alla fine del Novecento, nel primo millennio. Allora lì riesco, ma non ci sono più. Quindi bisogna insegnare strumenti critici, per cui io per esempio credo molto in un ritorno della un ritorno, la usiamo, filosofia, tantissima filosofia, bisogna imparare a pensare, insegnare a ragionare, insegnare a pensare. E poi l'altra cosa è quella gravissima, secondo me, che quando sono entrato a fabbrica tanti anni fa, che andavo a lavorare lì con Oliviero Toscani, c'era una scritta che diceva: non fatevi rubare i sogni, riferita ai. Oggi invece bisogna aggiornare i sogni, perché loro arrivano con dei sogni che sono assolutamente vecchi, cioè che non esistono più, e soprattutto c'è una velocità di aggiornamento del mondo del lavoro, ma che poi parliamo chiaro anche lavoro, del mondo della vita, che è così veloce che quando escono è già cambiato qualcosa. Fra 5 anni internet è completamente in televisione, è già cambiata la figura regista. Io ho un problema nella mia scuola, che internet è stato un po' espulso, perché grafica ha iniziato a fare web design e quindi quelli di media fanno un po' meno web design. Però si fa fatica a spiegare: guardate, tenete duro, continuate a lavorare sull'HTML, sulla programmazione, sul flash. No, ma cosa ci interessa? Noi siamo registi. No, ma bisogna assolutamente farlo, perché tra poco si arriverà lì. E quindi bisogna. La risposta nostra è stata quella di trasformare la facoltà in un laboratorio di ricerca, andando a recuperare in questo scenario così avanzato una pedagogia, secondo me, meravigliosa, che era una pedagogia messa a punto da un uomo di Cremona, che forse pochi conoscono di Crema, Luigi Molinari, che aveva fatto la pedagogia libertaria, che è una pedagogia in cui si diceva tutti devono fare domande, tutti devono poter fare parte del processo didattico.